volte si parte pensando che altrove fino gli amori saranno facili. Invece ti accorgi che hai messo in valigia ancora i tuoi piccoli dolori portatili. Il viaggio ti mette alla prova. Voglio di ricominciare è tanta, soltanto che tutto sta ricominciando con maggior lentezza di quanto mi aspettassi. Io onestamente pensavo, che, come tanti, che giugno del 2020 tutto sarebbe finito. Invece c'è stata la pausa estiva e poi dopo è ripreso tutto. Finché possiamo ci godiamo l'estate, andiamo in giro a suonare dove è possibile e poi non si possono fare programmi a lungo termine. Abbiamo imparato a vivere un po' così alla giornata. È molto bello portare la musica italiana all'estero. Paradossalmente sento ancora di più la responsabilità di portare un'immagine positiva della mia terra e anche di portare un'immagine dal punto di vista proprio dell'identità, quindi faccio più canzoni in siciliano, cioè queste cose qua, magari qua faccio la musica brasiliana, poi vado in Brasile e canto in siciliano, ecco, c'è un pochettino questo questa necessità di essere riconoscibile, no? come siciliano. La bomba d'acqua tenta di minare la serata finale, ma a Lascari le risorse non mancano. E dunque abbiamo chiesto al buon Mario Venuti, uomo di grande generosità oltre che grande artista, di concederci 10 minuti. E così magicamente abbiamo allestito uno scenario al centro della scalinata e dunque nulla ci ha fermato. Mario scende in piazza con i suoi musicisti, con l'abbraccio straordinario del pubblico di Lascari, in assoluto e reverenziale silenzio. Io credo che sia venuto fuori un concerto che è meritorio di passare agli annali.